Andrei Annetta, al Sì. Kafoscari Film Festival è stato fatto un focus sull'India, presentando dei lavori di diploma appunto di questa importante scuola di cinema indiana. Prima di tutto, perché tu hai scelto l'India per i tuoi studi e poi parleremo del tuo ottimo lavoro che è stato presentato qui. Grazie. Allora, prima di tutto, sì, l'India è stata una storia, insomma, abbastanza lunga, cerco di raccontarla in breve. E, ho studiato filosofia a Roma e da subito, cioè, insomma, dopo 3 anni di studio, c'è, cioè, qualcosa che non mi quadrava rispetto alla nostra visione del mondo così eurocentrica, no? Allora, si studiava filosofia. Tout court, però era filosofia solo occidentale, no? Mi continuavo a chiedere cosa succedesse dall'altra parte del mondo, quindi ad est, in Asia. Tra l'altro erano anche i primi anni 2000, quindi c'è, cioè, l'inizio della grande esplosione anche economica, no? Di questi paesi. Se ne parlava tantissimo, si parlava tantissimo a quel tempo del fenomeno Cindia. Ah, ok. E niente, quindi mi interessava molto vedere anche cosa succedesse in quella zona di mondo e quindi confrontarmi anche con culture così completamente diverse, con anche una filosofia, perché infatti avevo studiato anche un po' di filosofia indiana, storia dell'India alla Sapienza, dove mi sono formato, e quindi ero interessato da quella parte di mondo. Poi, per ragioni pratiche, diciamo, Cina e Giappone, la maggior parte dei corsi erano in cinese e giapponese, quindi sarebbe stato impossibile entrare in una realtà universitaria per me, che non conoscevo queste due lingue. Invece in India tutti i corsi avvengono in inglese a livello universitario, e questo mi ha dato la possibilità di andare lì. All'inizio ero andato facendo degli studi di scienze politiche, quindi una cosa completamente diversa, perché mi occupavo principalmente di filosofia politica. Però il cinema è sempre stata una grande passione, avevo avuto un'esperienza come assistente alla regia in Italia, cioè a Roma, e che mi era piaciuta moltissimo. Quando sono arrivato in India mi sono accorto dell'esistenza del cinema indiano, che è stato un incontro molto interessante, perché vedevo questa grande qualità tecnica dei lavori, perché assolutamente loro hanno mezzi, hanno soldi, hanno una grandissima tradizione e sono difesi dal fatto, a differenza di quel grande punto di forza del cinema indiano, secondo me è che loro vedono il loro cinema. Cioè, se tu vai a vedere in Europa, noi vediamo principalmente film Film americano. americani, la quota di film italiani in Italia è del 29%. Si arriva al 29%, in Germania dove vivo adesso è 21%, in Spagna ancora di meno, è sotto il 20%. La Francia è l'unica che regge, che c'è il 45% di film visti francesi, Per una politica loro. anche per una politica loro. In India il 95% dei film visti sono Indiani. indiani, che è interessante perché, infatti, cioè, sempre in questi corsi che avevo lì durante alla scuola, diciamo, ok, if we have to see their own shit, it's better to see our shit than their shit. Quindi sicuramente poi il cinema indiano, appunto, mi piaceva dal punto di vista tecnico per le qualità di ripresa, di fotografia, cioè c'era una qualità sicuramente di questi lavori. Poi dal punto di vista del genere non lo conoscevo, era molto difficile, molto inaccessibile per occidentali, perché è molto lungo, c'è un modo, la recitazione completamente è così ricalcata, così pomposa, che di solito non piace a un audience europeo. E poi c'era queste parti di danza molto simpatiche, musica, però insomma era un universo interessante. Poi non solo, cioè, c'è il cinema popolare, quindi quello Bollywood, e poi c'è anche il cinema indipendente. Insomma, ero stato colpito moltissimo, mi sono informato, c'era una scuola principale di cinema che è come il nostro centro sperimentale. E ho fatto l'application, sono riuscito ad entrare, quindi poi, visto che non c'era mai stato nessun italiano che aveva fatto una cosa del genere, ho pensato che un primo italiano ci sarebbe dovuto essere. Ed ecco qua, insomma, sono così, ho passato lì 5 anni, sono molto contento di quello che ho imparato là a livello proprio di percorso artistico, perché è stato un modo di formarsi in modo differente. Ho avuto la possibilità e la fortuna di lavorare con persone molto capaci, che oggi lavorano a Bombay a buonissimo livello, insomma, quindi è stata una bella esperienza, insomma.
E così sono arrivata anche al film di diploma che poi è stato presentato qui. Veniamo ad Allies Grade, il tuo cortometraggio dove tu racconti un viaggio e quindi un incontro fra due culture completamente diverse. C'è un ingegnere danese che deve raggiungere l'aeroporto accompagnato da un tassista indiano di religione musulmana, diciamo così, diverso da quello che purtroppo i fatti di cronaca ci raccontano oggi. Ok, sì, sicuramente i musulmani sono un anello debole, no, in India, perché sono una minoranza, sono il 15% della popolazione, e soprattutto visto che l'idea di questo film è nata dopo questi terribili attentati che ci sono stati sia a Pune che a Bombay, dove tra l'altro sono morte persone che conoscevo personalmente, e sì, mi chiedevo, cioè, ma in questa situazione, no? Come si trovano a vivere a ridosso di questi eventi così drammatici in cui si sa che degli islamici, in nome del loro Dio, sono arrivati e hanno messo delle bombe? E allora come vivono tutti i musulmani che io vedevo vivere lì in modo molto pacifico, che sono assolutamente persone innocue e anche, insomma, che appunto pacifiche? Come si potevano trovare alla luce di una situazione del genere? Che è un po' la stessa cosa che ho pensato, diciamo, dopo i fatti, per esempio, di Parigi di quest'anno. La prima idea è, cioè, ma l'arabo, no, che viene a lavorare da noi, che lavora onestamente, che si fa anche un mazzo tanto, no? Mm-hmm. E poi deve essere visto con diffidenza perché ci sono un gruppo che è sempre una minoranza, no, che si muove però in modo appunto violento e assolutamente assurdo, direi, perché i terroristi sono, diciamo, sono gente fuori dal mondo, però insomma è questo. Cosa pensa invece l'altro Islam, l'Islam della pace, perché sicuramente esiste un Islam della pace? Ci racconti brevemente i criteri di composizione, come hai lavorato per far vivere questa storia a noi in prima persona? Sì, io ho detto a Vinash, che è il mio grande amico prima di tutto, che tra l'altro adesso come regista sta raccogliendo dei grandissimi successi, ha vinto l'Orso di Cristallo a Berlino nella categoria Generazione col suo primo lungometraggio, è un grandissimo direttore della fotografia. Con lui ci siamo detti, e c'era questa camera molto pesante che era un Arri 535, che è anche una grande fortuna fare film con la 535, no? Con 35 mm, certo. Cioè eravamo veramente dei viziati tra gli, no? No, filmmaker viziati, no? E io ho detto sì, camera a mano, segui, stai sui personaggi, e sicuramente la parte quella di insomma la parte del viaggio, quindi il road movie e gli ambienti sono stati scelti, cioè lì vicino a Pune ci sono dei paesaggi naturali pazzeschi, quindi quello come background, però l'idea era sì di stare vicino ai personaggi, di non mai mettere la macchina sul cavalletto, perché non abbiamo mai messo la macchina sul cavalletto. Purtroppo questa macchina pesava 50 kg, quindi lui alla fine si è spaccato la schiena, però abbiamo raggiunto quello che volevamo a livello registico. Sì, e diciamo poi appunto lì la pellicola rimane una cosa, adesso forse sì, uno gira con Alexa, con le grandi macchine digitali quasi, però secondo me la pellicola continua ad avere il fascino più grande.